Bene, ciao a tutti. Oggi, dopo il pane con lievito madre, facciamo il pane senza lievito, o conosciuto anche come pane azimo, e alcuni lo chiamano pane arabo. Infatti questa ricetta la voglio dedicare a Patti Dolce, che mi ha chiesto come si fa. Spero che sia il pane giusto, quello che hai visto tu al supermercato, che ti hanno detto che era il pane arabo, ma non ne sono sicuro. Per questa ricetta, molto facile, è molto utile se siete senza pane, perché non dovete aspettare la lievitazione in mezz'oretta avete preparato il vostro pane. La proporzione è sempre: l'acqua deve essere la metà della farina. Io adesso utilizzo 200 g di farina e 100 ml di acqua, un pizzico di sale che ho appena messo e un cucchiaio di olio extravergine di oliva. Il sale lo aggiungete nell'acqua, lo sciogliete per bene e aggiungete la farina poco alla volta, perché anche se non deve lievitare, vogliamo un impasto bello elastico, quindi dobbiamo permettere al glutine di uscire fuori dalla farina. Mentre aggiungiamo la farina, aggiungiamo anche il cucchiaio di olio, lavoriamo bene il nostro impasto, lo copriamo, facciamo una pallina, la copriamo e la lasciamo riposare almeno una mezz'oretta, poi andiamo a formare le palline, ma ve lo mostro dopo. Spettacolo, è già buono così, ma io vi consiglio di mangiarlo con qualcosa in cui intingerlo. Per esempio, io adesso lo mangio con il baba ganoush, una ricetta che vedrete nel prossimo video. O se proprio siete rigolosoni, perché lo so che lo siete, con la Nutella, ancora meglio con la Nutella fatta in casa, di cui trovate la ricetta qui della Nutella fatta in casa. Bene, come al solito vi incoraggio a iscrivervi al canale, a lasciare un mi piace e a guardare gli altri video. Ciao Patti e ciao a tutti. Ciao ciao!